giudica la vittoria di Bolsonaro in Brasile? È un momento in cui ci sono venti di destra e tempeste atmosferiche dovute ai cambiamenti climatici. Bisogna mettere in campo venti alternativi per contrastare questi venti di destra, che se qualcuno pensa che passano da soli sbaglia. Bisogna costruire alternative a quel tipo di modello politico che noi non condividiamo, ma che c'è, che prende i voti. Quindi bisogna comprendere perché ci sono questi spostamenti di voti così repentini sulla destra. A Napoli io sono orgoglioso del fatto che ormai da 8 anni abbiamo costruito dal basso un'alternativa al modello fondato sugli egoismi, sulle destre, sull'attacco al diverso. È proprio un concetto completamente diverso. Credo che l'alternativa a quel tipo di modello si deve costruire per forza dal basso. Le elezioni di medio termine ha promesso agli americani che toglierà il diritto allo ius soli. Trump è un'altra persona con la quale non mi riesco proprio a trovare d'accordo, ma questo è un mio limite, chiaramente.